forgive me if I act a little strange. For I know not what I do. Feels like lightning running through my veins every time I look at you. Every time I look at you. Quanto ti devo? 9,32. Tieni il resto. Oh, grazie mille. Grazie, ti saluto. Buon lavoro, ciao. Ehi. Ma dove l'hai trovato? Su internet. Ti ringrazio. Ho tolto la scatola così ci giochi. Era in una scatola? Era quella originale? Mm-hmm. Dov'è? L'ho gettata via. Perché? Non importa. Ed è successo. Cosa? Ci siamo spinti dove due uomini non andrebbero senza paracadute. Mi creda, non vorrebbe i dettagli. Stai scherzando? Oh, alla mia età i dettagli sono tutto quello che mi resta. Spogliati, spogliati. Non l'ho mai fatto. Neanch'io l'ho mai fatto. Davvero? Dici sul serio. Te lo giuro. Non ti va. Non hai un preservativo. Smetti. Hai capito cosa ho detto? Hai capito? Sì. Sì. Guardami. Io ti amo. Ti amo. Oh mio Dio. Io ho fame. Ah sì? Vuoi due uova? Vado a farti due uova. Devo incontrare i miei genitori al circolo sportivo oggi. Vuoi venire? Ciao. Ciao, mamma. Ciao. Ti trovo in forma. Ciao, tesoro. Bene. Ciao, papà. Tom. Lui è Eli. Felice di conoscervi. Ciao, Eli. Ciao. Molto piacere. Beh, perché non ci sediamo adesso? Così date anche un'occhiata al menù. Ecco altri due cocktail. Io voi vorrei... volete ordinare qualcosa da bere? Sì, per me è un cappuccino. Io vorrei un Bloody Mary, un caffè e dell'acqua. Sì, non mangi più se ti riempi lo stomaco di liquidi. Lascialo in pace. Non lo stavo credendo. Ormai è grande solo... abbastanza per badare a se stesso. Già. Allora, cosa avete fatto di bello? Non molto, direi. Venerdì siamo state in clinica e... Ah, sono andata con le ragazze della parrocchia a vedere il fantasma dell'opera. Ma lo danno ancora? C'era venerdì sera. Certo, certo, non lo sapevo. $70 a cranio. È assurdo, è gettare soldi nel cesso. È teatro, Jim. È spazzatura. D'accordo, d'accordo, basta. Piuttosto, come andate in clinica? Qualcosa non va? Non è il momento, tesoro. Qual è il momento giusto per parlare di Amy? Stupida. Scusami? Hai sentito, Lydia? Trattami così e vedrai cosa otterrai da me. È una minaccia? Papà, non potresti non... Sta zitto, Tom. Ah, è fantastico. Basta, andiamo.
Forza, andiamo. Lasciami, non mi toccare. Non mi toccare, levami le mani di dosso, hai capito? Io mi sono stancata di fare sempre quello che vuoi tu. Andiamo. Tom! Tom, il parcheggio è di là. Tu va pure, io semmai prenderò un taxi. È un bel club. Se fossi mezzo ebreo potrei fare mezzo bagno. Mi spiace davvero. Non hai fatto niente. Chi è Amy? È mia sorella. Cosa? Non me l'avevi detto. Ok, ho una sorella, Amy, e vive in un centro di riabilitazione. Un incidente? No, no. FAS, sai cos'è? Sindrome alcolica fetale, hai altre domande? Calma, io sto dalla tua parte, ricordi? E io non voglio nessuno dalla mia parte, ricordi? Senti, non penserai che perché abbiamo scopato siamo diventati una coppia? Chi ti ha chiesto? Chi ti ha voluto? Perciò piantala, hai capito? Tu sei venuto a cercarmi, non raccontarti palle. In quante lingue devo dirtelo che devi andare al diavolo? Lo sai bene, testa di cazzo. In una sola. So soltanto che se fossi stato sempre sobrio, forse adesso non sarei in questo casino. Non pensa anche lei che più passano gli anni e meno si riesce a capire della vita? Assolutamente, io non so un cazzo. La gente crede che solo perché ho passato i 60 senza essere violentata per strada o investita da un autobus, che abbia in tasca tutte le risposte sulla vita. Evviva, allora proprio non c'è speranza. Dai, non dire così. Sai, io non sono come quegli psicologi o come si chiamano che dicono credi in te e farai ogni cosa. Puttanate. Io so solo che bisogna stare attenti al portafoglio e tenere le mani sul volante e prendere le vitamine ogni tanto. Io penso di aver imparato qualcosa da questa storia ed è che volere e avere non sono la stessa cosa. Torno subito, vado in bagno. Ehi, qualche volta puoi volere una cosa e anche averla. Che succederà adesso? Adesso? Ah, intendi quando vedrò Eli al matrimonio? Non esattamente. Aspetta un non attimo. Non voglio aspettare, ho già aspettato fin troppo. Dai, ora passiamo ai fatti. Il test è negativo. Bene. Perciò posso anche andare. È stato un piacere. Oh, bazzicherò spesso da queste parti, vedrà. Avrò solo storielle, avventure di una notte, quindi... Oh, sì, certo. Prendi un preservativo. Qui non offriamo caramelle. Ad ogni modo, mi spiace di averla annoiata. Ma che dici? È stato più divertente che guardare un film. Oh, non vuoi la ricevuta per il parcheggio? Ah, è vero che è sbadato. Grazie. Oh, scusa un attimo. Centro analisi, sono Esther. Oh, ciao tesoro. Come stai oggi? Beh, su, coraggio, chiedimi. Io, beh, non so leggere nel pensiero. Credi che abbia una fottuta sfera magica sulla mia scrivania? Allora, mi dici cosa... Vuoi stare zitto un momento? Ok, allora non dirmelo. Sei fede, Esther. Solo avventure e basta. È tutto bianco o nero per te? In che senso? Sono sposata con quell'imbecille da 42 anni. Non ha mai avuto niente, sai. È sempre stato bene. E poi di colpo si è ammalato. Cancro ai polmoni. E non ha mai fumato una sigaretta. Che fottuta ironia, eh? C'è una persona che lo guarda tutti i pomeriggi.
È come avere un bambino. Sai, sta morendo. E se smetto di maltrattarlo, di insultarlo, di dargli della testa di cazzo, capirebbe che alla fine. Allora io non smetto. Poi è una testa di cazzo e questo è un